Salve a tutti in questa nuova parte di GTA San Andreas. La scorsa parte abbiamo fatto la missione di Woozy e abbiamo scoperto che è il boss dei Mountain Flower Boys. Prima della riunione della triade, ma c'è stato un inconveniente, abbiamo dovuto proteggerlo dagli attenamenti. Run Valley. Sai su. Abbiamo scoperto che è cieco. Il suo segreto c'è, come se già non si capisse. O fa finta di esserci. Hey, Woozy, my man. What's going down? Hey, CJ. Shook Let me introduce you to Shook Fu. Ron Bali. He heads the Red Gecko Tongue on the West Coast. How you doing? Parla a me. Non c'è il come un maiale. Ah-Ah-Kung has sent word from Kowloon. A Vietnamese crime family, the Da Nang Boys, are preparing to move to the United States. This may explain the cowardly attack on the blood-feathered triad. There may be some trouble ahead. The Shifu would like a package retrieved. Dove? The courier has left it in a drop at the airport. It is most important to the matter at hand. Oh, I can do that. He is Triad? A mountain boy? No, a personal friend of mine. And less likely to draw the attention of the Da Nang boys. È vero, loro non mi conoscono. Quindi è più facile. In teoria. Okay. Thanks for your support. Dai, ma non durano più le immagini che il gioco fa un po'. Che la missione. Ora ti conosci continuamente, ma. Leva l'auto da parte di grano. Ovviamente siamo andati a parcheggio, ma andiamo a ritirare il proprio auto. Il posto dove dobbiamo andare. Perché c'è il film? Uffa. Piano. Ok, qua. Ma perché? In fondo c'è la polizia sempre in mezzo di che bella macchina, altro che quello che ci avevo io. E adesso? Ci avrei scommesso che era un troppo.
ce l'abbiamo fatta finalmente. Pensavo di non farcela. Niente ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi piace, iscrivetevi, ciao ciao.